Sono state le note dell'inno di Mameli a sancire l'apertura ufficiale della 51esima festa del vino di Monte Carlo. Prima del classico taglio del nastro, il primo cittadino Vittorio Fantozzi ha voluto ringraziare tutte le associazioni e quanti hanno dato il loro apporto alla manifestazione, che rimane sempre molto partecipata. Inoltre, il sindaco ha voluto ringraziare anche i montecarlesi che non ci sono più, ma che hanno dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla valorizzazione del Colle del Cerruglio. Una delle più antiche feste del vino che la Toscana conosca, sicuramente la più bella, a 50esimo anno d'età, la 50esima edizione, una festa della comunità montecarlese dedicata a tutti gli amanti del buon vino, del buon mangiare e dello stare bene insieme. Presenti all'inaugurazione autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Porcari e l'assessore al turismo di Alto Pascio, oltre al procuratore generale Pietro Sucan e a vari ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Dopo il taglio del nastro, il sindaco, accompagnato dalle autorità e dalla sua giunta al completo, ha voluto ringraziare di persona tutti i volontari impegnati fino al prossimo 9 settembre. Già tanta gente fin dalle prime battute, bastava vedere le auto parcheggiate nelle vicinanze della festa. Pienamente soddisfatto il presidente del DOC Monte Carlo, il popolare Fuso Gino Carmignani. La festa del vino di Monte Carlo è straordinaria. Si dice che il vino, l'alcol ne fa morire parecchi, però diciamocelo una volta, ne ha fatti nascere tanti e la festa del vino di Monte Carlo è una responsabile straordinaria. Buona festa del vino.